assegnato il gonfalone d'argento al professor Francesco Menichetti per il ruolo significativo avuto durante la pandemia. Presentato il libro Io e il tampone con i disegni e le poesie degli alunni dell'Istituto Caponnetto di Bagno a Ripoli. Al via la rassegna culturale in programma tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa dal 17 al 20 novembre. Lotta al Covid. Consegnato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo il gonfalone d'argento al professor Francesco Menichetti. La più alta onorificenza dell'Assemblea Toscana, come deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è stata conferita all'infettivologo pisano per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nel coadiuvare le istituzioni con pareri e indicazioni di particolare rilievo scientifico. Sono orgoglioso di poter conferire il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale al professor Menichetti. Questo è un premio alle sue qualità scientifiche, alle sue qualità mediche, alla sua capacità di saper essere vicino al paziente facendo ricerca di altissimo profilo. Uno di quei professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente al sistema sanitario. Sono orgoglioso di farlo qui, oggi in Consiglio regionale, anche perché questo riconoscimento è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare, oltre che a lui, ai tanti professionisti della sanità in questo modo che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del Covid. L'attività di cura, di assistenza, ma anche l'attività di ricerca ne hanno fatto un punto di riferimento a livello toscano, a livello nazionale, a livello internazionale. Queste sono le motivazioni che ci portano a conferire questo riconoscimento al professor Menichetti. Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina interna e malattie infettive, infettivologo esperto, Menichetti si è dedicato allo studio delle infezioni nell'ospite compromesso e al trattamento delle infezioni da germi multiresistenti. In relazione al Covid ha condotto studi sul plasma e anticorpi monoclonali. Adesso Menichetti studia il long Covid e si dedica all'assistenza dei pazienti colpiti da questa patologia complessa e ancora poco conosciuta. Profondo orgoglio, perché questo è un premio che va a riconoscere un impegno ultraventennale che io ho speso presso l'ospedale di Pisa e a favore della sanità regionale toscana. E assieme all'orgoglio e alla soddisfazione anche una riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell'istituzione, il Consiglio regionale, del suo presidente, il presidente Mazzeo, che ha voluto pensare a me, penso anche per il complesso di una lunga attività, ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme, hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. Quindi grande soddisfazione. Per quanto riguarda infine la pandemia oggi, Menichetti ha detto che la situazione è più favorevole per due motivi. Uno, che abbiamo un paese largamente vaccinato. Siamo tra i più vaccinati d'Europa, del mondo, e questa è una nota di merito, quindi abbiamo una popolazione largamente protetta. E il secondo motivo è invece legato a queste continue mutazioni virali che fortunatamente non hanno virato al peggio, queste sottovarianti della Omicron sono ancora tutto sommato meno patogene di quello che è stato il virus di Wuhan originale, il virus Delta che provocava quelle gravi polmoniti. E a tale proposito permettetemi di dire che mi pare forse azzardato, ecco, liquidare quell'atteggiamento di prudenza e di attenzione, in particolare all'interno degli ospedali e nei confronti dei sanitari. Ecco, io avrei continuato a mantenere l'impegno vaccinale. Noi abbiamo
come dire, anche l'onere della testimonianza. E i pazienti hanno diritto di essere assistiti da medici che credono nei vaccini, che fanno i vaccini e che li mettono al riparo da rischio. La pandemia vista dai bambini. Il Covid visto dai bambini, presentato a Palazzo del Pegaso il libro con gli elaborati disegni e le poesie degli alunni dell'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di Bagno a Ripoli. Io il tampone è il titolo del volume che racconta in 300 pagine il punto di vista dei bambini sulla pandemia. L'idea era di documentare quell'esperienza di vita scolastica che facevano gli alunni del tampone fatto a scuola, quindi all'interno della scuola, perché forse avevamo tralasciato che per loro questa sarà un'esperienza indelebile, in qualche modo segnerà il ricordo della loro esperienza scolastica anche negli anni futuri. Quindi venne fuori prima l'idea di una mostra e poi si è deciso successivamente di riportare tutta l'esperienza della mostra in questa pubblicazione, che è venuto fuori il racconto diretto, proprio la voce diretta degli alunni della scuola. È un modo per raccontare quello che i ragazzi, che i nostri bambini, i nostri studenti hanno vissuto durante il periodo della pandemia, partendo dall'esperienza del tampone ma andando anche molto altro. Credo raccolga anche la storia di un territorio che si è particolarmente impegnato nel momento della pandemia per dare anche la possibilità di andare a frequentare la scuola con regolarità per i nostri ragazzi e viverla fino in fondo, un'esperienza sicuramente drammatica, difficile come la pandemia, però renderla anche, dare quella consapevolezza ai nostri studenti e ai nostri ragazzi. Su questo sono state straordinarie le associazioni del nostro territorio, sono state straordinarie le scuole che hanno aderito al progetto e devo dire anche un grazie alla Fondazione Cassa Risparmio e a Menarini Diagnostic che hanno sostenuto questo progetto dei tamponi che hanno in quella fase lì, che un po' ci siamo dimenticati, reso possibile veramente andare a scuola in sicurezza. 2 anni di campagna di prevenzione con test antigenici condotta dall'amministrazione comunale in tutte le scuole del territorio per un totale di oltre 10.000 test. Fondamentale il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Menarini Diagnostics che hanno donato i tamponi. Noi abbiamo questa missione di essere vicino al territorio, per cui abbiamo parlato col sindaco Casini e abbiamo fatto i tamponi veloci. Da lì poi è venuto fuori questo libro, devo dire meraviglioso, perché raccoglie tutte le testimonianze di ragazzi che hanno passato quel periodo e quindi una cosa molto molto interessante per vedere le sensazioni di ragazzi, di giovani, di bambini. E devo dire che c'è stato un grande lavoro di gruppo con gli infermieri che hanno dato una mano a farlo, che hanno dato una mano ai ragazzi anche a parlare di questo argomento che sicuramente segnerà la loro vita. L'idea di test salivari fu una battaglia per cercare di dare ai ragazzi l'opportunità di partecipare nelle scuole in presenza, per fare la didattica sempre dentro le scuole, ed era una grande opzione che riuscimmo anche a introdurre in un atto di indirizzo del Consiglio regionale della Toscana, un'iniziativa che poi arrivò anche a Roma a validare questa iniziativa, poi nel tempo si è un po' persa perché non è stata altre volte replicata, ma qui va dato un grande applauso all'iniziativa che ha portato nel comune di Bagno a Ripoli appunto ad essere una delle iniziative più avanti in Italia rispetto alla possibilità di consentire ai ragazzi di partecipare in presenza sempre a didattica, e rimane un'esperienza che può essere comunque sempre replicata qualora si dovesse riverificare una condizione che ci auguriamo che non si debba riverificare di pandemia di quei livelli. Il progetto è nato da un'idea della Misericordia di Antella e il libro è stato pubblicato grazie a un contributo del Consiglio regionale. Stando insieme ai ragazzi vedevamo la loro reazione, il loro approntarsi a questo tampone, e allora è nato di dire: ma questi fanno la storia, quindi perché non scriverla, perché non lasciarla ai posteri, no? E quindi è nato questo libro, Io e il tampone, raccontato con dei disegni, raccontato con delle frasi, raccontato con dei pensierini.
e quindi è stata una cosa veramente, veramente bella. È bello essere qui e dopo gli anni purtroppo terribili della pandemia riuscire a raccontare attraverso il lavoro di tante bimbe, di tanti bimbi, il loro punto di vista di quei mesi terribili. Un grazie alla Misericordia di Antella, alla Croce Rossa di Bagnarripoli che hanno voluto fortemente questa pubblicazione, un grazie all'amministrazione comunale, alla fondazione, perché insieme, solo insieme siamo riusciti a superare il terribile periodo della pandemia. Chi è che di più di tutti ha subito questo periodo, soprattutto le bimbe e i bimbi, e le ragazze e i ragazzi, mancavano momenti di socialità, e quindi riuscire a leggere quel tempo attraverso i loro occhi e lasciarlo anche a chi verrà dopo di noi, perché poi un libro ha questo significato, no? Lasciarlo anche a chi viene dopo, è un valore molto importante, molto forte, e noi come Consiglio regionale abbiamo voluto proprio che avvenisse qui la presentazione per mandare questo messaggio, il messaggio che dal Covid stiamo uscendo solo perché siamo una comunità coesa e ognuno ha preso le proprie responsabilità. Mi dispiace leggere ancora in questi giorni polemiche sulla fatica che si è fatta a vaccinare, sull'impegno che ci si è messo in questa direzione. Ripeto, ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo soltanto perché ognuno ha fatto la sua parte, a partire dalle associazioni di volontariato che hanno svolto un compito fondamentale in un tempo difficile. Machiavellerie celebra l'Europa. Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli come chiave per parlare di Europa, di contemporaneità e dei grandi temi del presente. Torna per la sua seconda edizione il Festival Machiavellerie in scena dal 17 al 20 novembre tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa. Europa, identità plurali, integrazioni, diritti umani e uguaglianza di genere, il focus della rassegna che rende omaggio al Trattato di Maastricht nel trentennale della firma. 4 giorni per spaziare tra lectio magistralis, conferenze, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali, percorsi nella natura e visite guidate con la partecipazione di protagonisti del panorama culturale nazionale. Abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, quanto bisogno di Europa ci sia, di più Europa. E Machiavelli, da questo punto di vista, è stato un precursore, ci ha indicato qual era la strada da perseguire, non l'abbiamo perseguita ancora fino in fondo. La pandemia ci ha detto come ci sia necessità di politiche comuni sulla sanità europea, lo stesso dal punto di vista della difesa, della necessità di incidere anche sulle politiche economiche di un mondo che sta cambiando velocemente. È bello sapere che a San Casciano nei prossimi giorni ci sarà il primo festival a livello nazionale per ricordare una figura che ha segnato la storia non solo della Toscana ma la storia a livello europeo. Allora un grazie. Ma da segnalare la messa in scena di Mandragola, interpretata dalla Compagnia Azzurra, su adattamento in regia di Ugo Chiti. Tra le personalità significative della rassegna, la scrittrice Michela Murgia, che domenica 20 novembre alle 17 al Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa terrà una lectio magistralis sul tema donne e potere. Per noi è importante ribadire l'importanza dell'Europa anche attraverso quelle che sono le prime tracce storiche dell'Europa, intesa come realtà politica ma anche come modo di tenere insieme popoli attraverso non solo una cultura di pace ma anche una profonda condivisione di quelli che sono i valori di base di tutti i nostri paesi che ora fanno parte dell'Europa, come anche in parte era il sogno di Machiavelli o indicava come strada fondamentale per uno sviluppo nel segno della pace ma anche nel segno della forza di un continente che non combatteva contro un primato o contro altri territori e altri continenti di uguale importanza, ma che aveva bisogno di rafforzare l'idea di questo continente e di questa intesa tra paesi. Il festival aprirà i battenti il 17 novembre a Firenze, nel Salone dei 200 a Palazzo Vecchio, con una conferenza a cura di Michele Ciliberto, professore emerito della Scuola Normale Superiore, sul tema Machiavelli, ragione e pazzia. L'evento inaugurale proseguirà con una performance teatrale itinerante di e con Tiziana Giuliani, che presenta i luoghi di Machiavelli negli spazi di Palazzo Medici Riccardi.